Le origini della pasta sono molto antiche. La sua nascita è collocata in Grecia intorno all'8000 a.C. e il suo stesso nome deriva dal greco pastam, che significa farina con salsa. La leggenda più diffusa narra che nacque in Cina e fu portata in Occidente da Marco Polo nel 1295. Alla fine, la pasta arrivò in Italia, dove divenne colonna portante della piramide alimentare nella dieta mediterranea. La pasta, abbreviazione di pasta asciutta, è un alimento a base di semola e farina. In linea di massima, la pasta ha un contenuto calorico di circa 350 calorie per 100 grammi di prodotto. Essa è divisa in piccole forme regolari destinate a una cottura in acqua e sale. Giunta in Italia, la pasta si trasformò e sperimentò una danza di forme e colori, unendosi a verdure e prodotti locali. Esiste la pasta secca, all'uovo, fresca e molti altri tipi, abbinati ad ancor più tipologie di verdure e salse. Con la diffusione dei mezzi di trasporto, la pasta emigrò nei secoli in ogni angolo del globo, integrandosi con le culture più esotiche. Nel 1957 la BBC convinse i suoi telespettatori che si poteva coltivare la pasta nel proprio giardino, grazie all'immaginario albero degli spaghetti. Questo resta tuttora uno dei pesci d'aprile più famosi di sempre. Nel 1992 aprì i battenti il Museo Nazionale delle Paste Alimentari nel Rione Trevi a Roma. Al suo interno, sala dopo sala, si scopre come dal grano nasce la pasta e quali sono i procedimenti usati nell'impastatura e nell'essiccamento, dall'era antica alla tecnologia moderna. Gli spaghetti hanno ispirato l'immagine del Flying Spaghetti Monster, dio della religione parodistica chiamata Pasta Farinesimo, inventata nel 2005 da Bobby Anderson, come protesta contro l'insegnamento del creazionismo nelle scuole del Kansas. Queste e molte altre sono le evoluzioni culturali a cui la pasta ha partecipato. Ora, nel 2015, la pasta entra da padrona nell'Esposizione Universale di Milano, Expo 2015, Nutrire il pianeta, energia per la vita.